Pensavo un semplice incidente fosse, capito? E poi hanno detto questa cosa perché non ci siamo resi conto, è stata una cosa velocissima. Sì. Una rapina lampo organizzata nei minimi termini, quella subita da un dipendente di un'azienda orafa aretina. L'uomo, un 45enne, stava percorrendo a bordo di una Clio il tratto della SS73 che va da Borghetto a Vado nel comune di Monte San Savino in direzione Arezzo. Un'auto che proveniva in direzione opposta gli è andata contro, quasi a voler arrivare ad uno scontro frontale. Il 45enne ha sterzato verso i campi ed è riuscito ad evitare l'impatto. A quel punto sono usciti due uomini armati, hanno rotto il finestrino dell'auto ed hanno prelevato i preziosi. Il 45enne è stato picchiato e stordito con un colpo in fronte con il calcio di una pistola. Due operai che si trovavano nella zona hanno sentito e visto tutto, sono accorsi pensando si trattasse di un incidente. In realtà sono stati anche loro stessi minacciati. Meglio ne parlare perché noi si pensava che era un incidente, ma invece in realtà era una rapina. Capito? Cioè, che hanno fatto questi? E come ha preso la rifortiva, dopo ci ha minacciato con la pistola. Si poteva essere peggio, finché si racconta. Poi i malviventi sono fuggiti con il bottino. L'orafo è stato soccorso e trasportato al San Donato dal 118. Sul caso indagano i carabinieri.